E buonasera, venerdì sera al Cuore Malto, non potevano che arrivare le sorprese verso l'una e mezza, niente proprio di meno che tre bellissime donne da Genova che hanno fatto un viaggio. Cos'è successo, Liliana? Cos'è successo? È successo che delle donne così cercano di fermarli tutti e quindi noi abbiamo cercato tipo appunto Margot che scappa, perché tutti i Lupin che ricorrevano appunto alle Margot e noi scappavamo e quindi il ritardo è stato anche per quello. Però ce l'abbiamo fatta arrivare. Bravissime, noi abbiamo accolto a braccia aperte, ovviamente ha parlato Liliana Ruoco, un personaggio molto conosciuto perché ha creato il famoso gruppo Noi Siamo i Guerrieri. Però è anche una donna che è sempre stata, che ha fatto molti eventi, ha collaborato con Miss Reginetta d'Italia, poi ci racconterà qualcosa. Presentiamo anche le sue amiche, tu sei? Io sono Taria Burga e anch'io organizzo eventi di bellezza ma a livello ispano. Complimenti. E tu invece? Io mi chiamo Sabrina Della Casa e ho partecipato a Miss Reginetta con la grande guerriera Liliana. Ovviamente sono tutte amiche di Liliana, la super guerriera, e ovviamente poi ognuno prende la sua strada e complimenti tutte quante. Liliana, raccontaci qualcosa, progetti, cosa farai adesso? Beh, allora, intanto ho iniziato a collaborare anche con loro per quanto riguarda appunto Miss Colombia. E lei è bravissima, oltretutto lei è una Miss, non lo dice, ma esatto, quindi ho due Miss, Miss Over e poi le Miss anche più giovani, chiaramente, come tu sai la Liguria è sempre andata molto forte appunto anche con Miss Reginetta, da quest'anno non ne faccio più parte, però comunque sono contenta di aver portato in alto diciamo il brand, perché comunque è un bel brand, Miss Reginetta, anzi so che qua andate molto forte, salutiamo chi gestisce qua, Luciano che non c'è. Sarà la settimana prossima, venerdì prossimo. Ebbene, avete sempre anche voi delle bellissime donne, tra cui vedo che c'è anche delle amiche, perché poi in quegli anni che sono stato ho fatto tante amicizie. Quindi che dirti, i progetti sono di continuare tutto quello che riguarda sempre spettacolo, moda, ma tante altre cose che però seguitemi sulla pagina Noi Siamo i Guerrieri e poi vedrete. Tutta una sorpresa. Allora ringraziamo intanto loro di essere venute qui, hanno fatto un super viaggio per regalarci la loro bellezza, anche la loro professionalità, insomma, e sono qui ospiti del Cuore Matto. E grazie ancora da Luigi Colombi, dal Cuore Matto, da tutti noi. Grazie a te, perché è sempre un piacere incontrarti, sei un caro amico. Se ricordo il periodo appunto che abbiamo iniziato a fare le dirette, era proprio il periodo Covid, e tu sei stato un grande guerriero, perché mi ricorderò sempre che ogni volta che comunque spuntavi avevi un sacco di fans che ti seguivano, perché comunque vedevano Gianluca, si strappavano tutti i capelli, tutte così. Non è vero, perché facevo ridere. No, vi garantisco che mi messaggiavano in segreto. Comunque Gian è proprio un caro amico, è proprio come la sua canzone, bello 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 sempre, eh? Com'è la canzone, ti ricordi? Non è autobiografica. Com'è Gian la canzone? E se ti dico che son bello bello bello, sarò per te l'amante, non tuo fratello. Buona serata a tutti, Cuore Matto, ciao!